Ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio abbiamo completato tutti i livelli del primo mondo, abbiamo sbloccato il livello 6X, ci è stato a fare questo, che si è sbloccato trovando tutte le pietre del sole, della foresta fiorita e il livello del boss. Il boss me lo lascio sempre per ultimo, quindi andiamo prima a farci il livello... il livello extra bonus, che di solito è nettamente più difficile di tutti gli altri, perché lo trovi facendo, proprio raccogliendo tutte le pietre, ripeto, del mondo. Quindi qui portachiavi a lei, dovrò stare attento. Soprattutto qui c'è solo una pietra da trovare, che scommetto sia alla fine. In ogni caso, la sfida più difficile qui sarà trovare i portachiavi misteriosi, perché sì, i portachiavi raro, perché i portachiavi dorati sono un incubo da trovare quando ti ci metti. Ah, una foresta di pini! Volo! L'abilità volo! Che mi fa volare solo se premo A, però. Cioè, una volta che premo A, sbatto le ali. Mi piace tantissimo questa abilità, solo per volare, però, perché poi dopo nella pratica devo attaccare premendo continuamente B e sparo delle piume. E poi faccio questo. Però questo è figo invece, lo scatto volo. Se premo scatto e premo B, succede sta roba. E se lo faccio mentre vado verso l'alto, succede un cazzo. Però se lo faccio verso, quando volo verso il basso, premo B, succede la cosa figa, che volo per terra. Anche il pino vola giù per terra, anche l'abete piuttosto. Allora, devo trovare la maniera di spaccare quell'abete, perché sicuramente qua sotto ci sta il portachiavi rau, quindi... Mi sì, c'è il portachiavi rau qua sotto, me lo ricordo. Allora, adesso qui mi sbloccano la possibilità di andare di là, quindi... Piume! Le piume sono letali, ragazzi. Non è vero. Però, con gli abeti sì. Oh, eccolo qua, portachiavi rau. Oh, c'ho il cuore in pace. Tanto guarda di là. I bei Waddle di con l'accetta forestieri, come si chiamano, falegnami, tutti contenti di aver buttato giù dei pini alti 50 metri. No, ok, no, forse erano alti 5-4 metri, no, comunque alti. Olè, ma guardate quanto faccio pena tirando piume. Adesso tutto il mondo ce lo facciamo così, con l'abilità volo. Anche il mini boss, se c'è, e ricordo che c'è il mini boss. Ecco, una cosa particolare dei mondi, una cosa particolare dei livelli extra è che alla fine di essi, cioè oltre alla pietra scontata del sole, ci sta anche un mini boss X o Deluxe, erano box di X, quindi Deluxe, che sono delle versioni potenziate dei normali boss. Quindi sì, ce la vedremo con uno tosto a fine livello. Seriamente tosto. Facciamo questo scatto per farci la picchiata. Ah, aspettate. Ah, posso farla assieme, giustamente. Ok, pietre. Di qua si riesce, perché vedo che è bianca la porta. Quindi vita prima, grazie. Ecco fatto. Stupido orso. Ah, questo mi dava il fuoco. Dove l'ho mandato? È morto. Vola Kibi, vola, che correndo fai meno metri. Allora, qui mi serve... Porca troia, mi serve l'abilità al raggio qua sotto. Spazzino, mi serve l'abilità. Fatemi rispawnare il Waddle Doo. Ah, eccolo qua, Waddle Doo si chiama. Ecco fatto, perché qui ragazzi c'è il raggio, che non ho letto la descrizione. No, sì, l'ho usato, l'ho letto la descrizione, sì. Allora qua sotto ci sta una cosa che vedete che non è tanto prendibile da vicino, quindi devo sparare contro. Ecco fatto, l'abilità raggio, ecco, permette di colpire lontano. Portachiavi, più portachiavi prendiamo meglio è, quindi prima completiamo la collezione. Adesso andiamo avanti con... Come non detto ragazzi, non finiamo con l'abilità volo sta sfida, però. Olè.
Chiedo scusa se a volte andrò fuori dallo schermo con lo schermo. Ah, volo. Io ovviamente, ragazzi, ti scappa e volo, ma ovviamente scelgo più. Volo, cioè, ovviamente. Sparo le piume contro il boss Deluxe. Fantastico. Che è un boss potenziato, ricordo tutti. Olè, olè. Mi sparano proprio nel campo di battaglia così? A quanto pare, sì. Bene, chi è il boss? La sua abilità la voglio usare con uno scontro con blocchi di Deluxe. Questo dall'abilità pietra. No, come l'ho detto, ragazzi, non userò l'abilità pietra contro il boss, perché l'abilità pietra è come l'abilità spina, bisogna stare fermi praticamente per usarla. E là. Già, quindi vediamo il boss blocchi nella sua forma Deluxe, quindi potenziata, che è più difficile della versione normale. Adesso questa qui, ok, me lo ricordo. Mi ricordo paradossalmente meglio i boss Deluxe che non i boss normali, perché dovete sapere che a fine gioco questo cadeva sopra di me. Dovete sapere che i boss Deluxe, quando finite il gioco, sbloccate l'arena. Se vincete l'arena, sbloccate l'arena Deluxe, che è l'arena, la cosa, tipo la sfida più difficile di tutto il gioco, che ha tutti i boss Deluxe per l'appunto. Perché da qualche parte ci sono dei boss Deluxe, che poi scoprirete dove una volta finito il gioco, sempre dei boss, anche delle versioni Deluxe dei boss, esattamente. Però abilità pietra adesso la vedo solamente per vedere la descrizione. Lascia di sasso i nemici con l'abilità pietra. Basta una caduta massi e ti disfida i nemici in un attimo. Chi vi trasforma sta prende mille forme. Quale sarà la prossima? Praticamente nella modalità pietra siamo invincibili, ma non ci possiamo muovere. Tipo adesso mi sono... mi posso solo girare. Sono diventato una statua di Kirby. La cosa bella è che appunto in base a quello che diventa è bellissimo. Perché io adesso qui mi sono trasformata. Ma se mi trasformo in alto, pum, caduta massi questa. E la madonna, cosa mi sono trasformata. Con caduta massi quindi distruggo tutti in un attimo. Però devo fare, ecco, devo premere giù verso il basso. Quando premo B in aria devo premere anche giù. Ma che figa questa statua con DDD World, di aiutante e Meta Knight. Quanto fighi. Pum, questo non so cosa sia, ma è molto carino. Ulla. Non prendo la vita con... vabbè. Ovviamente la pietra me la metto dopo il boss, giusto. Perfetto, ripeto, non affronteremo il boss con stabilità perché è penosa. Cioè, no. Perché se capita al primo buco che capita, cadi di sotto e muori. A meno che tu non abbia il tempismo, tipo io, non io adesso, di premere di nuovo B e ritrasformarti in Kirby normale. Beh, l'altro tira baci, Ale, già un paio di doppioni, pennello del potere. Da che Kirby viene questo, non ce l'ho in mente. Kirby pietra. Però figo, pennello del potere. Perfetto. Ora abbiamo preso tutti e 13 gli ingranaggi del primo mondo. Partiamo con il nuovo maledetto di merda. Vai, livello 5. La musica pre-boss è una roba che fa impressione, sentite che roba. Allora, prendiamo. Voglio valorizzare il fuoco per sta sfida. Lo scarabeo è molto figa, ma la lascio perdere per questa volta. Oh! L'ho visto di sfuggita di DDD. Portato da quel tizio strano con la ragnatela magica. Ecco. Che ragazzo, so come si chiama, però non lo dico perché poi quando arriveremo ad affrontarlo, però poi dirà il suo nome. Sì, perché se parlano in Kirby ci sono le scritte, tipo i Pokémon, quindi devo leggere. Olè, ovviamente il primo boss è non Wispy Woods, ma Flowery Woods. Flowery Woods, che è la versione albero dei sogni di Wispy Woods, che per l'appunto ha rianimato quel tizio da un fiorellino. È la versione floreale di Wispy Woods. Wispy Woods, che è proprio il tipico primo boss di Kirby. Se non c'è lui con il primo boss è veramente strano. Comunque, il bello è che ogni boss ha una seconda fase. Il bello è che ho voluto valorizzare l'abilità più scema di tutte. Vaffanculo, pure spuntacchiato sullo schermo. Ogni boss, ragazzi, ha una seconda fase. Ragazzi, il prossimo boss lo affronto con l'abilità bella, appunto. Non valorizzo più niente. Volevo dare valore
al fuoco, ma fa cagare i chibi, niente da fare. E adesso parte la seconda fase, nel mentre che si prepara posso togliergli pochino, ma un cazzo gli posso togliere. Intanto io ho metà vita, abbiamo entrambi metà vita, fantastico. Allora adesso qui parte mitragliandomi di mega semi giganti. Una volta ho provato, parlando di arene, a fare tutta l'arena e poi tutta l'area dell'Axe senza abilità, e quindi sparare i nemici solamente le stelline che saltavano fuori quando facevano i loro attacchi, perché quelle stelline che appaiono le possiamo aspirare nel momento che ci sono e possiamo usarle contro il boss. Adesso qui si ingrandisce Flower Woods e io lo mando a fuoco. Qua è l'arma migliore contro un albero, se non il fuoco, come insegna Pokémon. Vabbè, fiorellini, questi non me li ricordavo. Ho finito bastamente prima volte in Kirby che a volte alcuni pezzi dei loro schemi non li ho visti. Ok, però sono fattibili. Olle! E Flowery Woods lo abbiamo sconfitto con questo inglese che, madonna mia, se qualcuno di inglese sta guardando, no, don't watch this video, perché il mio inglese fa cagare. Io sono di quelle tipiche persone che l'inglese lo capisce perché guarda un po' di video in inglese, ma non lo sa parlare. Tanto ho trovato qui una pietra ancora più grossa di quella di prima, che cosa farà? Non lo so. Intanto qui si è triplicato, ha fatto triplicazione Kirby, che triplicazione la capirà solo chi ha visto da bambino Code Lyoko. In ogni caso, è il cartone francese. La pietra gigante che mi hanno trovato ha fatto crescere ancora di più la pianta dei sogni. La pianta è cresciuta, ora per procedere alla prossima isola fluttuante, il mondo 2, Idilio Infarcito. Che bello i nomi dei mondi in Kirby. 13 stelle, 13 pietre, non mi viene mai la parola pietra, ragazzi, mi spiace. Come in Final Fantasy X, invece che armi dei qualcosa, armi ancestrali, stessa roba. Vai, partiamo col primo livello. Comunque qui partiamo con già 13 pietre da trovare, quindi presuppongo che nel livello extra allora ce ne sarà una 14ª. Oh, mi piace da matti questo mondo, tutto caramelle. E qui siamo diventati Kirby Parasole, che vedete che con l'abilità principale c'è quella di farci cadere il piano. Andiamo in pausa. Proteggiti dagli oggetti in caduta o liberati con creazioni in aria. Puoi spruzzare acqua per attaccare il nemico o per spegnere il fuoco e poi chiudere lo show con un lancio parasole. Così io mi sto proteggendo. Sì, io faccio, posso anche colpire la gente. Ah, questo è uno Scrafty, uno schifosissimo. Vediamo se posso fare qualcosa. Questo è l'attacco. Vediamo. Attacco in giù, che bello Kirby. Comunque faccio acqua con il parasole. Vedete un po' di acqua in luce. Ma porca. Così quindi mi paro. Posso anche girarmi, che figo. Ah sì, mi posso parare. Verso lato non faccio niente. E ah, se faccio B mentre scatto faccio l'affondo. E con X. Ok, mollo l'abilità e basta. C'ho l'abilità suppongo per mollare così automaticamente l'abilità con il lancio parasole. Per l'appunto, vediamo il lancio parasole. Ah, è quello di prima, l'affondo come l'ho chiamato io. Paracadute si attiva in caduta, per evitare che si attivi devo fare semplicemente andare verso il basso con la levetta. Ecco, ho fatto fuori un Scrafty semplicemente da dove ci sbattere con l'ombrello. Oddio, c'è un guardia di col cannone che mi spara palle dolci di cannone. Il secondo modo mi piace molto come grafica, però non me lo ricordo molto bene, vi dico la verità. Bene, questo passeremo questo livello mitragliati da un tizio che ci spara. Kirby so, questo ci dà l'abilità sonno, che è una abilità inutile, fatta solo per rompere i coglioni, ragazzi, non usatela. Di solito aiuta le stelle a capire cosa devi trovare, un po' come... Bah, che brutto che sei.
Un po' come in Crash Bandicoot, eh. Allora, anche quel guardo di parasole comunque ci dava qualcosa. Ci dava l'abilità parasole. Prima pietra trovata. Prima pietra, sì, ok. Sempre c'ho le cose in basso nello schermo inferiore. E se questa era la seconda pietra, me la metteva nella seconda incastonatura. Comunque siamo appena inizio livello. Mi sembra un po' strano che fosse la seconda. Infatti, facciamo che... Ecco fatto, mi tengo questa che gli dà metà vita. Ah, mi propongo la frusta, va bene, tengo la frusta, però. Anche se affrontare il mini boss sarebbe stato molto figo, col parasole, si intende. Vabbè, dai. Gran ruotaccio, questo ci dà l'abilità Keep It Water, mi sembra. Non me la ricordo con l'abilità, ma ricordo che fosse molto figa. Che ci permetteva di andare veloci. Ovviamente, come la dorme una frusta, una ruota imbizzarrita con le fruste, certo, che cazzo. Questa adesso sta giù, ok. Forma dell'axe, la forma dell'axe spoiler invece fa più lanci in aria. Mi ha giustamente reso uno straccio. Ma porca troia, ancora col cibo in bocca. Le KB ruota, che fondamentalmente se provo B per appunto divento una ruota. E posso anche, quindi mi permette di, insomma, se io vado, lascio andare, KB va. Se poi faccio qualcosa, con A posso saltare nel mentre. Se invece premo B e vado verso il basso, se tengo premuto B, parto con lo scatto. Che figo. Non si può fare molto con questa abilità, ma è molto figo. Potere a pedale! Niente può fermarti quando impegni con un formidabile scatto. La velocità è tutto, ma attenzione alle buche. Ecco, la prima buca moriamo. Poi andiamo con scatto, con B durante lo scatto ci arrestiamo, con durante lo scatto premiamo A, saltiamo. Scala marcia, quello che ho fatto prima forse, mentre scatti in aria. Aspetta. Ah, posso anche fare la roba di prima con anche con la faccetta verso il basso. Aiuto. Cioè, praticamente. Ma no, ho capito. Comunque, quindi l'abilità sarebbe scala la marcia, partenza a razzo, quello che ho fatto io, balzo stellare. Qua durante la partenza rotta, gira volta, mette scatti, girata volante. Ah, questa! Questa è la giravolta stellare, questa che vedete storta. E poi cos'altro, che cos'è, c'è, che c'era? Ah, durante la partenza scatto se premo ali continuo. Però c'è B che deve aspettate. C'è B che fa i capricci. No, niente, B funziona. Questa è stata stellare, ma l'ho visto bene. Mi ero dimenticata che potevo farlo anche quando avevo già una ruota con la freccetta giù. Un altro ruotaccio mini. Quello di me effettivamente è un gun. Aia, porca troia, niente. La corsa è finita. Questa. Ah, questo è un pezzo che stavo riuscendo a fare proprio con la ruota. E con una pirla ho perso la ruota. La mia ruota, no, no. Bello che sono invincibile con la ruota, ho visto. Ah, figo. Cioè, secondo ingranaggio, questo è a tempo, veloce. Porca troia. Mi serve. Allora che... Aspettate, che devo aver capito. Devo partire già, devo già avere partire con... Oh, ce l'ho fatta! Sì, proprio fin da subito, da coprire di premere il pulsante dovevo stare andando. Che hai fatto? Posto! Fanculo i bobo spini. Ancora questi, io potrò chiavirlo!
Ok, porta che viravo l'abbiamo preso, quindi mi sono ancora una volta messo il cuore in pace. Ancora tutto gas, niente, tutto gas, qui non si può andare. Ho preso tutto, anche la caramellona. Portachiavi. Che bastardi quelli là del porta che virava. Avevo messo prima la... la Waddle Dee. Mio Dio, ho fatto bene a farlo andare giù prima, che altrimenti mi avrebbe fatto andare giù quel forziere lì che contiene l'ultima pietra. Infatti. Mamma mia, ragazzi, ho fatto bene. E finiamo in bellezza questo livello con l'abilità ruota in testa, cioè il cappello. Cioè l'unico indizio che fa capire che c'ho l'abilità ruota è il cappello, punto, che appare magicamente. Seconda volta che becco il massimo. Pum! Come ho preso a testate qualcuno stavolta. Hi! Ciao, ciao. Porta chiavi. Palla Meta Knight. Ah, mi è venuto in mente forse, ragazzi, il pennello leggendario dove che si trova nel gioco, in cui Kirby e i suoi amici sono delle palle. Non mi ricordo che gioco era, comunque. È un gioco in cui Kirby e i suoi amici sono delle palle. Aiuto di portachiavi a astronave, questo è molto bello. Vede dal gioco, se non sbaglio, di Kirby, dove... tipo Mario Kart. Poi sciozzo. Ah, si chiama sciozzo questo, ah, ok. Pungicchio, quello di prima, maledetto. Vai, secondo livello, poi c'è il terzo, poi c'è il quarto, per finire il boss. Il boss lo affronterò, ripeto, con un'abilità decente. Già dall'introduzione vedo che qua ci stavano dei cannoni giganti che pallottolo build di Super Mario, spostatevi. Che figo questo nemico. Molto figo, e dall'abilità, forse io faccio cagare ad usare arciere. Aspetta il momento adatto e via! Nasconditi nell'ombra e scaglia la frecciata perfetta. Con la tua mia precisissima colpirai i piccoli bersagli a distanza. Allora, praticamente con quadrato. Se tengo premuto, se tengo un quadrato. Se tengo premuto B, sparo la freccia grossa. Se poi dopo con la levetta prendo la mia. Se premo giù, ecco, mi nascondo dietro qualcosa. E sparo le freccette dal basso. Proprio invisibile, sono un albero, un cubo. Una pietra, da dove le tira fuori le mosse poi non si sa. Qui faccio la freccia verso l'alto. E la pioggia ho fatto. Verso il basso non succede niente. Ah, poi dopo posso anche usare l'arco come una spada, giustamente. E questo è bello. Pado scatte, primo B. Uno e due, entrambi, in un colpo. Chi è l'acciaio migliore? Sono io l'acciaio migliore. Ha fatto apposta per far stare vogliato sto cubo. Pesci. Ah, questi non li ho beccati. Poi perché dei pesci avevo una maschera? Va bene. Ma io ho l'accede, chi c'è della lama. I pesci sono caduti. Non c'è qualcosa qua sotto? Non c'è niente, perché a volte ti fregano anche così, eh? Aiuto, stavo per fregarmi io da sola. Questo è un gigante! Poverino, guardalo. Cerca di colpirmi. Ok, poi nel mente mi sa che... No, ho colpito questo! Ah, se tengo premuto mi carica... No. Se faccio lo scatto, poi salto e premo B, faccio... la pioggia! Ho preso tutto meno che l'arciere. Ah, posto. Faccio adesso, farò la pirla per tutto il livello. E ho 4 fiori da trovare, 4 pietre. Auguratemi buona fortuna. Allora, sott'acqua la nostra abilità non ha effetto. Diventiamo Kirby sub, punto. No, diventiamo Kirby che nuota e basta. Io volevo vedere quello. No, niente. Vabbè, sapete che Kirby sott'acqua perde i suoi poteri. Perché per l'appunto non può usarli.
spariamo bolle e basta. Allora, qua vedo il mostro che dà la lancia. Ecco, lancia, altre abilità. La lancia fa di te un vero guerriero. A fondo multiplo, scaglia lancia o luna calante. Farai, con l'abilità lancia farai questo e molto di più. Puoi colpire persino sott'acqua. Ah, ecco, vedi. Parlando solo a quell'abilità, stavo per dire prima ti permetto di combattere sott'acqua, tra cui la lancia. Allora, se premo continuamente B faccio questa mitraglia. Se premo B nel mentre che nel mentre mi sposto succede questo. No, nel mentre che sto fermo succede questo. Posso volare. Là. Fantastico. Poi dopo si scarica ovviamente. Se scatto e faccio questo, premo B, posso lanciare lance. Posso lanciare lance. Così, B verso l'alto è ovviamente la fondo in alto, questa è la fondo in basso. Mamma mia che figata! In altre parole, questa è viva. Ecco fatto. Posto. Questo qui posso mitigliare la gente. Ha 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 ha. Aia. Vediamo di fare troppo i pirla che poi mi fanno fuori troppe volte e finiamo un game over a caso. Oh, qui sotto c'è segreto. C'è segreto. Devo ancora trovare un cavolo di cosa. E vabbè. Ho capito. Devo vedere di far piombare giù. Giusta. Ecco fatto. La cosa di 8 tonnellate. Ok, questa era la prima pietra. Meno male. No, raga, non l'ho detto, ma naturalmente andando avanti nel gioco i livelli diventeranno sempre più lunghi e difficili, quindi. Adesso la teniamo fino alla fine del livello. Non posso fare le mitraglie sott'acqua, magari per una questione di fisica, perché poi dopo chi mi fa fatica, comunque. Stellina per andare dietro. E qui però c'è qualcosa. No, aspettate, andiamo un attimo di qua, magari c'è. Portachiavi. La pecca del nuovo è che. Qui c'è qualcosa. Qui senz'altro c'è una pietra o il portachiavi A, uno dei due. Che cazzo vuoi? Che, ah, ok, è la seconda pietra. Guarda che mi guardano e vanno appena li vedono. Che fastidio. Morite. Ok, se mi colpisco troppo perdo l'abilità, ricordo. Che palle che rispawnano! Ok, perfetto. E la seconda pietra l'abbiamo presa. Cioccolato! Che dove cazzo l'hai trovato da mangiare la cioccolata? Dove l'hai trovato da mangiare la cioccolata? Boh, non lo so, non lo voglio sapere, guarda. Boh, delle banane. Banane! Che bello Kirby che sul pelo dell'acqua nuota con i salvagenti. Come un bimbo vero. Come bimbi, perché i bimbi veri nuotano con salvagente, non con i braccioli. Io nuotavo sempre con i braccioli da bimba. Sì, e poi hanno gonfiati sempre male, quindi finivo sempre sott'acqua. Ma quello è un dettaglio. Ok, comunque sono 29 minuti, direi che dopo questa fermeremo l'episodio qua. Allora, qui ci sono dei camion che posso tirare, cosa devo fare? Ah, ho capito. Per passare di là, perché altrimenti. Ecco, questo è proprio un millisecondo sta giù. Appunto. Infatti serve qualcosa che lo tenga permanentemente schiacciato. Ecco fatto. Che cosa devo fare? Qui c'è un tizio che spara dei laser dalla testa e io allora lo rincoglionisco e lo tiro di qua. Lo spengo proprio, ecco fatto. Mo sei triste, macchina con i baffi, mi spiace.
la dura vita dell'essere così. Se la scegli diverso. Questo ci guarda malissimo. Io ti metto un camion sulla testa. Che isola è questa? Ci sono dolci giganti, giocattoli giganti, tutto. Che mondo è isola? Mondo. Qui devo trovare ragazzi ancora... devo trovare ancora due pietre, ricordo, eh. Aspettate, aspettate un secondo. Allora, di là devo spegnere tutto. Ma facciamo che prima vado qua sotto dove c'è la quest, tra virgolette, che mi chiede di... Ecco fatto. Ah, vedi, qui ci sta sicuramente la terza pietra. Questo carissimo tizio rosso lo lasciamo lì, triste. Allora, adesso qui devo... Allora, qui c'è sicuramente la terza pietra, ma sicuro come... Sono un imbecille, cavolacci, davvero. Aspettate! Rifai, fortunatamente possiamo riprovare. Quando esci e rientri nella stanza... Tipico dei giochi di ruolo, puoi rifare tutto. Cioè, tipico dei giochi anche tipo di Zelda. Ecco, ho fatto davvero... Era questo quello che dovevo... portare di sotto, ecco fatto. Sti rompicapi da bambini, che questo è un gioco taggato per i 7. Spero che sotto non ci fosse nulla, perché potrei leggermente innervosirmi. Sì. Bello di campagna. Ah, questo qui mi spara ti... No, sapete cosa dovevo fare? Dovevo... Questo robot qui fa i cannoni. E allora io prima che lui ne faccio un altro. Le ricoglionito. Tosta pane. Pane, cioè pane da tostare per pranzo. Mi spara due assieme questo bastardo. Olle. Vita. Qui devo sciogliere un po' di robetta. Uno. Però vi funziona, devi collaborare vi quando servi. Allora, c'è un po' di chiave, c'è della roba fondamentalmente. Devo levare il camion da lì. Passa. Ho fatto una cazzata. Va bene. Bene, via, via. Approfitta dell'invulnerabilità da appena colpiti. Che deficiente che sono. Ok, bene, dai, siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Abbiamo cominciato l'ipernova e finiremo quindi con l'ipernova. Ma che devo fare? Ora che si fa? Ci sono delle stelle. Ah! Ah, che figo, è un enorme stendardo che rappresenta il primo gioco. Oh, che bello. E queste sono delle cose che ti confermo. Oh, che bello, guardate che figo. Che carino. Il primo gioco di Kirby. E qui c'è l'ultima pietra, lo sapevo. Non vi fregavate, non potevate fregarmi. Qui ricordo che c'era qualcosa. C'è qualcosa di nascosto qui forse, mi ricordo che... No! Raga, non mi ricordo se abbiamo trovato l'ultimo... Ogni volta ci sono delle porte nascoste, l'ultima però non mi ricordo se abbiamo trovato l'ingranaggio qua dentro. Oh beh. Vabbè. Non mi ricordo se abbiamo trovato il portachiavi A o qua. Vabbè, in ogni caso, vabbè, ci siamo persi un portachiavi. Vai. Oppa, mamma mia! Il tempismo. Siamo a 34 minuti, ragazzi. Direi proprio che questo episodio di oggi si possa fermare qua. Sì, mi fermo già adesso a registrare perché sono distrutta.
Incredibilmente la gestione del kibi stanca un pochino, quindi... Portachiavi, perfetto. Se adesso non portachiavi là, perché l'abbiamo trovato. Kibi yo-yo. Kibi gombo. Dronzo. Erba ronfia, ronfa. Ho trovato 25 tipi di portachiavi, ho trovato il nome, il titolo, il collezionista capace. E non ho trovato i portachiavi là, porca troia. Dovevo vedere di trovarlo un giorno. Comunque sì ragazzi, mi fermo già qui con il video, perché registrare qui, ripeto, stancante, quindi vedrò nel prossimo episodio di magari rivedere qui il livello 2 dove si trova il portachiavi in qualche guida, i pari di Codere che si trova lì in qualche passaggio segreto nascosto nello stendardo finale. In ogni caso ragazzi, se il video di oggi vi sono piaciuti mi raccomando lasciate un mi piace, guardatevi, iscrivetevi ragazzi, potete continuare a seguire il video. Il prossimo episodio quindi lo cominceremo trovando i portachiavi Rao qua dentro, poi mettete un attimo in pausa e poi facendo il livello 3 e per concludere il livello 4, poi il livello extra e per finire il livello boss. Dubito che faremo, riusciremo a fare tutto questo nell'episodio che voi vedete qua fra qualche ora. In ogni caso è sicuro che almeno i portachiavi Rao qua dentro lo troveremo. Intanto ragazzi, se il video vi sono piaciuti mi raccomando lasciate un piace, cioè io lo troverò, poi vi farò vedere i momenti in cui lo trovo. Intanto ragazzi, se il video vi sono piaciuti mi raccomando lasciate un piace, guardate, iscrivetevi che adesso avete continuato a seguire il video e noi ci vediamo alla prossima. Sono distrutta, seriamente.